Vorrei ringraziare il sindaco di Gelacarne, il parroco di Gelacarne, tutte la preside, le maestre, i ragazzi, che questa è una giornata per ricordo di mio figlio. È un bellissimo evento, un ricordo, e speriamo adesso di avere pure giustizia per Filippo. È una bella iniziativa e chi è qua è col cuore. La situazione di Filippo, noi speriamo che al più presto possibile ci possano essere gli arresti. È da 12 anni che aspettiamo giustizia. Noi come famiglia ancora non abbiamo nessuna notizia. Ci auguriamo a breve di dare questa risposta per il cambiamento di Soriano e dell'intero territorio. Tutta la gente aspetta questo. Speriamo di quello che abbiamo letto, gli arresti di ieri, a breve che ci saranno proprio nel nostro territorio, tra Soriano, Gioracarne, tutti quegli anni di sangue, tutti quei morti, ma poi la vera morte che purtroppo è stata quella di Filippo, a 19 anni, vittima di mafia. Tutto Soriano e l'intero territorio aspetta questa giustizia. Non è facile andare avanti senza un figlio, non sappiamo neanche come noi viviamo, perché perdere un figlio a soli 19 anni non è facile, con la sorella con dei problemi, la mamma che aveva purtroppo quando ha letto l'archiviazione è stata salvata, si era tagliato le vene. Non è facile essere qua oggi, è una giornata triste, ma felice almeno per i ragazzi. Sì, l'amministrazione comunale insieme alla famiglia Geravolo e il parroco di Gerocarne, Don Vincenzo, ha voluto fortemente organizzare questa giornata proprio in ricordo di Filippo Geravolo. In ricordo di Filippo Geravolo che il 4 maggio lui avrebbe compiuto 31 anni, quindi siamo qui per ricordare il povero Filippo Geravolo, vittima di mafia. Ci teniamo molto all'organizzazione di questo evento proprio per far ricordare e far tener vivo il ricordo di Filippo Geravolo nella nostra comunità. Comunità che lui per parecchi anni da ragazzo ha vissuto insieme a noi. È stato mio compagno di classe da ragazzo e proprio su questo campo abbiamo fatto mille sfide a calcetto. Quindi per me oggi essere sindaco e organizzare questo evento è un onore. E spero che presto Filippo abbia la giustizia che merita, come tutta la sua famiglia. Libera presente anche oggi in questa giornata per ricordare Filippo come ogni anno. Una partita per la vita, nel nome di Filippo e nel nome di tutte le vittime innocenti delle mafie. Oggi il messaggio è che è la vita che vince e non la morte ed è un modo questo per amplificare la richiesta di verità e giustizia, una battaglia importante che Papà Martino e tutta la famiglia Geravolo sta portando avanti e noi siamo certi che presto i responsabili di questo cruento e terribile omicidio possano essere nelle aule di giustizia. È Entrano in campo importante, è la squadra di casa che è il importante. Io sono un po' Gerocarne abbattuta con come la squadra di Martino, però Sorianello. speriamo di avere giustizia, speriamo, perché non Sì, si può morire chiedercela a subito 19 perché. anni o scomparire e non avere un corpo a 26. Io queste cose non le accetto e sono stanca, stanca, veramente stanca, perché non c'è niente che vada bene.